Quante volte a causa di ciò che ci circonda noi siamo impediti di compiere la volontà di Dio? E non mi dite che non è così, perché lo so, è così. Il primo succede a me. Quante volte mi sono ripromesso di andare a trovare quella sorella, quel fratello, andare lì per pregare o fare qualcosa, e poi in effetti cosa succede? Una macchina che non parte, un 10 euro che mancano per mettere la benzina, un problema al lavoro che ti chiamano, qualsiasi stupidaggine ti rende impossibilitato, ti rallenta, non puoi più usare la macchina, allora forse devi andare a piedi, e sei rallentato in ciò che dovresti fare. E questo periodo che questa donna stava subendo non è un periodo di un giorno, non è un periodo di una settimana, né un periodo di un mese, non è un periodo breve, ma è un periodo di 12 anni. E questo numero 12 ci dice tante cose. Innanzitutto 12 ci parla del piano di Dio, i 12 apostoli per esempio, il piano di Dio. Quindi se oggi noi abbiamo un malessere, o se oggi noi abbiamo un impedimento, o se oggi noi abbiamo una qualsiasi circostanza che ci impedisce o che ci atterra, non è per volere tuo, né è qualcosa che il diavolo si può escogitare, ma è qualcosa che è permesso dall'Altissimo, dal Signore. E anche se questo torna alla nostra mente strano, torna alla nostra mente come illogico, nella sua mente questo invece è molto logico. Perché proprio nel mandarti o nel permettere che il diavolo ti disturbi o che ti mandi questo o quell'impedimento, il Signore sta compiendo il suo piano nella tua vita. Gloria al Signore. Perché il fine di Dio non è che tu stia bene o che il tuo portafoglio proliferi di banconote da 100 euro, ma il fine di Dio ultimo è la tua salvezza. Chi vuole alzare una mano e dire amen? E allora il Signore preferisce forse lasciare che il diavolo ti affligga con una malattia piuttosto che perderti nel regno dell'inferno. Amen, gloria al Signore. Il problema è che noi guardiamo le cose soltanto dal nostro punto di vista, le guardiamo solo da ciò che noi vogliamo fare o da ciò che noi desideriamo, non le guardiamo da ciò che è il punto di vista del cuore di Dio. E il cuore di Dio stasera è per te, che Lui possa salvarti. Questa è la prima cosa. Chi ha orecchie da udire oda. Questa è la prima cosa. Io servo un Signore che è capace di fare grandi miracoli. Io ero morto sul marciapiede della strada, 42 minuti morto, molti lo conoscono, molti mi hanno pure visto nel marciapiede, molti sanno la mia testimonianza, gloria al Signore, e Dio mi ha risorto. Ma non è questo che cambia, che fa la differenza. Se Dio mi ha risorto è perché Dio aveva un piano per me, e oggi si sta vedendo qual è il piano di Dio che si concretizza nella mia vita. Quando domani tu sarai morto, sarai in una situazione di difficoltà, ricordati che il tuo Dio non ti ha mai lasciato, non ti ha mai abbandonato, e se per caso sei stato tu ad allontanarti o a lasciarlo, Lui è fedele e sta qui stasera alla porta e bussa. Ancora una volta stasera questo Signore sta lì, sta passando da là. Tu forse non ti sei reso conto o non ti sei resa conto di questo in questi 12 anni di sofferenza, in questo periodo di grande sofferenza, ma il Signore è sempre lì, è sempre lì, sta passando ancora una volta. Se c'è una mano tesa, se c'è una mano che vuole acchiappare la sua veste, stasera può ricevere da Lui. Amen, gloria a Dio, alleluia, gloria al Signore. Questa donna aveva un piano da dover esaudire, e il piano di Dio nella sua vita era quello che lei soffrisse quei 12 anni. Perché? Non lo so. E non mi interessa saperlo, ma tutto quello che hai vissuto nella tua vita e tutto quello che è accaduto nella tua vita non è altro che il risultato del piano di Dio. Ma era arrivato il 12° anno, e 12 è un numero composto da 1 e da 2. Il 2 è il ritorno a casa, è la casa, e 1 è il Signore. E questo numero 12, da un punto di vista gematrico, significa proprio il ritorno a casa. Era venuto il momento, era scattata l'ora X, era venuto il momento in cui il Signore doveva incontrare questa sua figliuola e riportarla allo stato con la quale Lui l'aveva creato. Amen. Non so se stasera è la tua ora X, ma so che quando sarà la tua
ora X il Signore ti riporterà esattamente come Egli ti ha creato. Amen. Gloria al Signore, alleluia. Non temere e non disperare, perché il Signore sa quello che fa. Gloria a Dio, alleluia. Ma questa è una prima parte. È solo una parte della medaglia, è solo una parte della faccenda. C'è un altro aspetto, un aspetto ancora più importante che noi molto spesso non cogliamo e che questa sera invece dobbiamo raccogliere e farlo entrare nel nostro cuore, nella nostra mente, una volta per tutte. Preferisco leggere questa parabola nell'Evangelo di Marco piuttosto che in quello di Luca, perché Marco aggiunge un particolare che Luca tralascia. E che per me è fondamentale. Questa donna, quando sentì parlare di Gesù, si recò da lui. Perché questa donna era diversa dagli altri? Perché abbiamo letto nella parola che c'era una grande moltitudine che era intorno a Gesù. E questa moltitudine era intorno a Gesù perché tutti avevano sentito parlare di Gesù e tutti erano lì perché tutti volevano ricevere questa stessa potenza. Forse non tutti erano malati da un flusso di sangue, c'era chi è malato di claustrofobia, chi malato di lagnosia, chi malato con sozia o capasticceria, chi era malato a destra e che era a sinistra, ma tutti erano lì perché volevano qualcosa. Desideravano che Dio facesse qualcosa per loro. Non è importante quello che Dio deve fare per te. Il limite di Dio non è la gravità del tuo male. Il limite di Dio è la tua fede, che è diverso. Gloria a Dio. Il Signore opera in funzione della tua fede. Questo particolare sfugge a molte persone. Sì, questa donna aveva un piano di Dio nella sua vita, come il Signore ha un piano di Dio nella tua vita. Se stasera sei qui e stai ascoltando la sua parola, non è un caso, non sei stato tu a sceglierti questo, ma è Dio che ti ha chiamato per farti ascoltare quello che Lui vuole dire a te. Molto spesso noi diciamo a Lui, vogliamo dire a Lui, vogliamo riempirlo di chiacchiere, di dire fai questo, fai quello. Certe volte sembriamo come quelle persone petulanti che sono lì a dire sempre Signore così, Signore con il Signore, e il Signore dice basta. Ma quando è che stai un po' zitto e ascolti quello che io devo dire a te? Quando è che un pochettino comincia a lodare, a entrare in comunione con me e mi dai la possibilità di parlare alla tua vita? Questa donna, di diverso dagli altri, aveva proprio questo. Sentì parlare di Gesù e si avvicinò a Gesù, ma non si avvicinò a Gesù come gli altri. Gli altri erano intorno a lui. Dice la parola di Dio, erano tutti intorno. Questa donna andò dietro Gesù. Ci andò di dietro. Capite che significa questo? Capite che cosa significa questo? Quella donna stava andando appresso al Maestro. Il Signore gli disse a Pietro e agli altri, lasciate le vostre reti, lasciate ogni cosa e seguitemi. Ed io vi farò pescatori di uomini. Allora il Signore ha un piano nella tua vita. E questo piano si concretizza con malattie, con disagi, con prove, con situazioni difficili. E man mano il Signore ti fa uscire da questo tunnel nero, man mano il Signore ti tira fuori da queste prove, ti tira fuori da questo periodo, ha bisogno che suo figlio non si presenti davanti a lui come quello che era uno dei due figli di quel riccone, di quell'uomo che diede la beneficenza, diede la sua, la parte dell'eredità. Se il Signore ha permesso questo ostacolo e se il Signore ha permesso un ostacolo nella tua vita, è perché la tua vita deve essere quella che Lui vuole che sia. Amen, gloria al Signore. Sì, come la donna dal flusso di sangue stasera, quella donna che aveva sì tentato tutto quello che poteva. È giusto che umanamente parlando tu aiuti te stesso, aiuti i tuoi cari, è giusto che tu ti sforzi di fare del tuo meglio. Guai a noi se vedessimo qualcuno malato e non gli presteremmo soccorso. Amen. Ma il risultato qual è? Lo vediamo dalla parola di Dio. Quella donna anziché migliorare peggiorava. Quella donna anziché avere una
guarigione. L'unica cosa che vedeva guarita era la polvere dal suo portafoglio, perché i medici le stavano prosciugando ogni avere. Umanamente parlando, qualsiasi sforzo umano è giusto, umanamente parlando, che si compia, ma guai a noi. Ma non è lo sforzo umano, non è la tua, come dire, insistenza che cambierà le sorti dell'evento. Dice la parola di Dio: voi con la vostra sollecitudine non potete aggiungere un cubito alla vostra statura. Con la vostra sollecitudine non potete fare un vostro capello nero bianco, bianco nero. Non potete rendere la vostra vita diversa pur facendo quello che volete. E allora che dobbiamo fare, Signore? Dobbiamo aggrapparci a Lui. Nella nostra prova, se abbiamo una prova per noi, per un nostro amico, per un nostro familiare, nella nostra vita, per i nostri figli, per chi volete, se abbiamo una prova, allora dobbiamo fare che cosa? Seguire il Maestro. Seguì il Maestro e lo seguì finché il Signore non si fermò. Ma non c'è scritto, fratello Gabriele, che camminava? No, c'è scritto. Perché se vedete prima, il Signore stava venendo perché era stato chiamato a fare un altro miracolo. Una bambina stava morendo. E Jairo l'aveva chiamato dicendo: Signore, vieni a casa mia a toccare mia figlia e sarà guarita. E questo Signore è in gran corsa, ve lo immaginate, quando c'è una sorta di pericolo di vita e io comincio a correre perché sto cercando di arrivare il prima possibile da quella donna. Ma in questo momento, mentre il Signore era in cammino, si fermò. Mentre il Signore è in cammino, si fermerà e aspetterà te. Si fermò perché aspettava quella donna che fosse compunta nel cuore di toccare la sua veste. C'è stasera in mezzo a noi qualcuno che vuole toccare la veste del Signore. Attenzione però, perché vedete, è tutto polveroso, ha piovuto, c'è fango in mezzo, e quindi se tu tocchi la veste ti sporchi, eh? Se tocchi quella veste sotto, magari le tue manine non saranno più delicate, profumate, con tutte le unghie rifatte, no? Forse magari si intorbidiranno. Eh? C'è qualcuno che vuole mettere le mani dentro la pasta? Perché oggi tutti vogliono, ma tutti signore, 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 ma uno che cerca di fare la volontà di Dio non lo trovo più. Il Signore ha detto: cercate e voi troverete, bussate e vi sarà aperto. C'è un'azione e c'è una reazione. Non possiamo prendercela con il Signore se abbiamo un flusso di sangue, ma possiamo stasera andare appresso al Maestro. Nei nostri 12 anni andiamo appresso al Maestro. Per te possono essere 12 giorni, per me 12 mesi, per te 12 anni, per te 7 giorni, 7 minuti, 12 secondi, non lo so. Questo è il piano di Dio nella tua vita. Ma quando si esaurirà questo piano e tu avrai contattato col lembo della sua veste, allora uscirà potenza. Allora uscirà potenza. Solo allora uscirà potenza. Ma non perché la potenza è veicolata dal tuo tocco, perché il Signore onorerà la tua fede. Onorerà la tua fede, dirà: ecco, io ho trovato fede in quest'uomo, io ho trovato fede in questa donna, quest'uomo, questa donna sono qui alla mia presenza. Non hanno fatto come gli altri di cercare di impattarmi, ma hanno fatto come chi doveva essere mio discepolo. Mi hanno preso da dietro, mi hanno seguito, non hanno voluto guardare il mio volto, ma hanno voluto toccare il lembo della mia veste. Hanno voluto, come dire, umiliarsi sotto la mia mano. Ecco i figlioli che io gradisco. Umiliatevi sotto la mano di Dio e Dio vi innalzerà a suo tempo. Amen. Oggi troviamo solo persone che pretendono di poter decretare, pretendono di poter dire al Signore che cosa deve fare. Pretendono di comandare Dio.
e non si rendono conto che hanno una pistola nelle mani e questa pistola può sparare, in maniera molto pesante. Perché attenzione, il Signore onora le parole, soprattutto dei suoi servitori. Ma è una pistola, come dire, un boomerang. Tu non conosci la volontà di Dio. Io avrei paura a dire al Signore che cosa Lui dovrebbe fare nella mia vita. Avrei molta paura. Piuttosto mi metto nella posizione di chi dice: Signore, che la Tua volontà sia fatta in me. C'è una mano alzata questa sera. Che la Tua volontà sia fatta in me, Signore. Che la Tua volontà sia compiuta in me, Signore. Quella donna aveva quel grosso problema. Quanti di voi hanno un problema stasera? Alzate la mano. È giusto, ce ne sono. C'è chi non ha una mano alzata, no, tutti chi vanno aisate, sì. Tutti abbiamo un problema. Ma stasera chi è disposto ad andare appresso al Signore? Chi è disposto a non avere quella posizione di predominanza, ma ad umiliarsi al Signore? Se c'è uno disposto, vi garantisco nel nome di Gesù che ci sarà il miracolo di Dio. Ci sarà il miracolo di Dio. Molto spesso il Signore aspetta che questo girarrosto cuocia per benino prima che possa dire basta. È venuto il momento, Signore, che io mi arrendo a Te. E non ci rendiamo conto che più noi, avete presente quel bambino che viene rimproverato da suo padre e che non si arrende, digrigna i denti, si alza perché vorrebbe continuare imperterrito a proseguire nella sua strada, e suo padre firma del dopo. No, io fermati qua, là c'è un burrone e tu non lo vedi. Ma io che sono tuo padre lo sto vedendo, fermati là e non ti muovere, perché verrà il momento che io allungherò le mie mani e ti toccherò. E ti toccherò e tu sarai guarito. Gloria a Dio, alleluia. Allora fratelli, io non mi preoccupo del mio futuro, perché il mio futuro è nelle mani di Dio. Né mi preoccupo del mio presente, perché il mio presente è un dono di Dio. E nel mio presente c'è già il Signore. E Lui è intorno a me. E non è presunzione questa, ma è parola di Dio. Gli angeli del Signore sono accampati intorno a coloro che lo temono. Gloria al Signore. Il Signore è accampato intorno a te. E anche se io, prendo il mio esempio, sono andato via dalla sua volontà, ho sbagliato, ho peccato, ma sono qui stasera per ravvedermi, sono qui stasera perché quel sangue che è uscito, Signore, doveva uscire, ma adesso, Signore, sono qui alla tua presenza. I medici non hanno potuto fare niente, gli avvocati non hanno potuto fare niente, i commercialisti non hanno potuto fare niente, nessuno ha potuto fare niente per me. Signore, allora fai vedere a questo mondo che c'è ancora un Dio che salva, che libera, che guarisce, che battezza, alleluia, che ridà la vita, alleluia, a chi è morto. Mostra la tua potenza, Signore, ed io loderò il tuo nome, alleluia. Vogliamo lodare il nome del Signore. Gloria a Dio, alleluia. Gloria al Signore. Praise God. Grazie, Signore. Il Dio è buono. Alleluia. E quel ramo secco sarà spezzato. Quel ramo secco sarà spezzato, alleluia. E tu vedrai la gloria di Dio nella tua vita. Vedrai la gloria di Dio nella tua vita. Il Signore è già all'opera e sta spezzando questo ramo. Se sei qui stasera è proprio per questo. Perché Dio vuole che adesso questa donna cominci ad allungare la mano. Devi allungare la mano. Allunga la mano. E tocca il lembo della veste di Dio. Allunga questa mano stasera e toccalo. Toccalo. Non puoi solo guardare. Ah, che bella veste. Ah, che veste sudicia. Ah, che veste profumata. Ah, che veste. Ah, ma questa è l'ultima moda. No, ma il Signore è ormai fuori moda. Non segue più. No, ma quando mai? Che posso toccare questi vestiti così antiquati? Che posso toccare questa parola così antiquata che mi dice che io devo essere consacrato a Dio? No,
Voglio toccare quelli belli sagomati che mi dicono che io posso fare quello che voglio, tanto il Signore perdona, c'è l'ipergrazia e noi abbiamo un iperuranio di Platone che se ne andò all'inferno con tutte le sue teorie filosofiche. Ma colui che è nato in Cristo se ne andrà nel cielo. Se ne andrà nel cielo, fratelli, senza nessun tentennamento e senza nessuna scusa. Il Signore ti sta chiamando per il cielo. Ti sta chiamando per il cielo. Sta chiamando per il cielo, alleluia. E se il Signore sta chiamando per il cielo è solo per un motivo, che tu sei qui per obbedire alla sua voce, per dire sì Signore, è vero, alla tirata dei fatti, alla tirata dei conti, io mi rendo conto Signore, sì, ho frequentato, ho sentito, ho ascoltato la tua parola, ma adesso basta, io adesso voglio allungare la mia mano, dopo averti seguitato. Voglio allungare la mia mano, toccare il lembo della tua veste. Voglio toccare il lembo della tua veste. Stasera io desidero, Signore, rimettermi alla tua volontà. E vi dico in verità davanti a Dio che non passerà molto tempo che voi riceverete una grande grazia da parte del Signore. Una grande grazia da parte del Signore. 2 mesi e mezzo fa un uomo, un fratello che voi non conoscete, venne da me con un referto che lo inchiodava con metastasi e tumore maligno nel pancreas. Ieri ha mandato un referto medico e il pancreas è perfetto, il tumore è scomparso e lui adesso sta servendo il Signore. Era uno di quegli uomini che, dopo essere stato colpito dalla malattia, si era allontanato, convinto che il Signore fosse una favola, mentre il Signore lo stava chiamando al ministero, lo stava chiamando a servirlo. Questo è il consiglio che gli ho dato qualche mese fa: seguitalo, servilo, servilo con tutte le forze che ti rimangono, servilo con tutta la vita che ti rimane e non ti preoccupare della tua salute, a quella ci pensa il Signore. Adesso sta servendo il Signore, è piazza piazza in una città vicino al napoletano che serve il Signore, grida, squarciagola e continua ad evangelizzare a più non posso, ha il cuore che gli batte a mille perché sa, adesso ha conosciuto che c'è potenza che viene nel nome del Signore, alleluia. Ma non è per quella potenza che noi ci elettrizziamo, non è quello il miracolo che a noi piace sentire, a noi piace ascoltare il miracolo di vite cambiate, di quelle vite che prima non avevano sentito parlare di Gesù, la donna dal flusso di sangue, ma quando costei incontrò Gesù, la sua vita fu cambiata. La tua vita non cambia se viene guarito da un male, la tua vita cambia se viene guarito il tuo cuore. Se il tuo cuore cambia, alleluia, allora questo è il primo obiettivo di Dio, che il tuo cuore sia diverso, che il tuo cuore cambi, e quando il tuo cuore sarà cambiato, allora lui opererà. Cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte, gloria al Signore. Questa donna ancora era paurosa e tremante, ma che cosa strana, perché doveva avere paura questa donna? Ci avete mai pensato? Perché era così tremante? Aveva ricevuto del bene, non è che, come dire, aveva toccato una pietra, non è che aveva fatto una cosa sbagliata, non è che aveva fatto una cosa volgare, non lo so, dico, ci ripenso, ma perché questa donna era paurosa? Perché questa donna era tremante? Perché questa donna aveva questo atteggiamento di tremare, di timore? Quando oggi vedo persone imperterrite che con la loro giacca vorrebbero fare la scanna, e sfidano la pazienza di Dio, con loro modo blasfemo di pensare o di pretendere di servire il Signore. Perché questa donna era tremante? Perché questa donna era paurosa? Ci avete mai pensato? Vi siete mai dato una risposta? Io una risposta ce l'ho e credo che sia da parte del Signore. Hai mai tu visto il Signore faccia a faccia? Che se non l'hai mai visto faccia a faccia, ancora non ti puoi rendere conto. Ma quando il Signore è vicino a te, la prima cosa che succede, tu ti senti un essere inutile.
ti senti una persona fuori da ogni cosa. Avete presente come se ci fosse un matrimonio? No? E tu ti presenti nudo in quel matrimonio. Come ti sentiresti? No, no, l'esempio è calzante. Come ti sentiresti? Tutte persone gioiellate, profumi, trucchi, come tutti belli, arrivi tu nudo. Come ti sentiresti? Faresti ridere tutti, no? Temeresti dalla vergogna, dalla paura. Così è quando sei davanti alla presenza del Signore. Ti senti un verme strisciante. Perché? Perché non hai impattato con la gloria umana. Quelle platee sterminate che fanno salire il cervello, come dire, il sangue al cervello a molte persone che si immaginano che hanno potere nelle mani e deviano e cominciano ad appare cose che non dovrebbero fare. Ma quando contatti con la vera potenza di Dio, l'unica cosa che fai è avere paura e tremare, perché contatti con l'Altissimo, contatti con colui che è l'Antico dei giorni. E la sua santità non la puoi resistere, non puoi stare alla porta della sua santità. Amen. Quella donna contattò con il vero Dio ed ebbe paura, tremò, perché capì che lei era un essere inutile di fronte alla grandezza del suo Dio. Non poteva aprire bocca o proferire bocca, aprì bocca solo perché il Signore fece la domanda: chi mi ha toccato? E qui arriviamo alla parte finale del messaggio, fratelli. Il Signore è alla porta e sta aspettando. Il primo passo è il tuo piano, l'hai passato, gloria a Dio. Il secondo passo è stato quello di servire il Signore e di ricevere la guarigione, gloria a Dio. Ma c'è un terzo passo e l'abbiamo visto, devi fisicamente allungare la mano. Quindi devi fisicamente mettere il tuo essere al lavoro, appresso al Signore. Amen. Ma c'è un quarto passaggio. Chi mi ha toccato? Chi mi ha toccato? C'è un quarto passaggio che corona, chiude il piano di Dio nella tua vita. Malattia, guarigione, servizio a Dio e finalmente il quarto passaggio. Chi mi ha toccato? E quella donna aprì la bocca. E finalmente, aprendo la bocca, cosa disse? L'avete letto? L'avete letto che cosa disse? Io ero malata. Non voglio citare le parole esatte, attenzione. Ho toccato la veste del Signore e sono stata guarita. La testimonianza. Quella donna confessò di aver ricevuto qualcosa da parte di Dio. E siccome lei confessò, stava facendo esattamente quello che poi il Signore comanderà di fare a tutti i suoi discepoli: andate per il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Ecco il compimento del piano di Dio. Donna, tu ora l'hai capito, sei stata malata per mio volere, ti ho guarito per mio volere, mi hai seguito perché io ti ho chiamato per nome, tu hai ascoltato la mia voce e io ti sto dando la vita eterna, ma ora io ti do una staffetta. Adesso ti do qualcosa che devi fare tu, non è più quello che devo fare io, perché io il Signore l'ho già fatto, adesso tocca a te, vai per il mondo e testimoni a tutti le grandi cose che il Signore ha fatto per te. Gloria a Dio, alleluia, gloria a Dio, alleluia. Ed ecco perché noi adesso siamo diventati testimoni di Cristo. Quanta gente si ferma in una di queste tappe? C'è quello che si ferma alla malattia e muore con la sua malattia dicendo: Signore, salvami e guariscimi. Ma subito però, oggi, non domani, oggi. E se ne va presso le sue malattie. C'è quello che viene guarito, però dopo che viene guarito non vuole seguitare il Signore. Preferisce seguitare se stesso, preferisce andare appresso a Mammona. C'è poi quello invece che seguita il Signore, che allunga le sue mani. Però sai, fratello, io ho sogno sciancato, ma fino a correre, ma assetto a Rominica Vegna, a chiesa Vegno, sì, no, non ti preoccupare Vegno, ma assetto, ma scritto la parola, poi me ne vado a casa, no, perché da solo nel mio divano io contatto con il Signore in una maniera meravigliosa.
Quanti cristiani si fermano in tappe intermedie, ma il Signore premierà soltanto coloro che avranno esaurito tutte le tappe, non solo quelli che vengono guariti. Io ti guarisco dal tumore, bene, ma uscisse amore ti tocca. Non è che possiamo dire, ti guarisco da una malattia incurabile, ma non è che ti pare che sei eterno, sempre là deve andare. È possibile che si ritarda di 5 anni, di 10 anni, di 20, di 500 anni, ok? Una persona a 500 anni, mi immagino. Ma sempre là andiamo a finire. E il conto prima o poi verrà saldato. Ma nel tempo che Dio ti ha dato, deve compiersi il volere perfetto di Dio nella tua vita. E il volere perfetto di Dio nella tua vita è che non siate, ma... della parola di Dio. Amen. Ed è a Lui, fratelli, ed è soltanto a Lui che vogliamo rendere onore e gloria per Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. Gloria a Gesù, alleluia. Amen. Amen. Chiedo ai fratelli incaricati di passare per l'offerta.